Ma ci reputiamo fortunati, abbiamo ripreso come fine anno, abbiamo concluso a Mazara, quest'anno abbiamo iniziato noi, abbiamo aperto il campionato siciliano e anche nazionale, perché è la prima gara dell'anno della disciplina slalom a Mazara del Vallo. Che dire, abbastanza soddisfatti, per fortuna, una bellissima giornata nel rispetto del Covid, dobbiamo mantenere le distanze. Si sono evitate tanti assemblamenti e, per dire, anche le verifiche ad oggi si fanno tutto su autocertificazione e quindi i piloti vengono direttamente domenica mattina sul campo di gara. Gara bellissima, non è successo niente di particolare, si è giudicato il vostro concittadino Giuseppe Giametta, che ha vinto la gara, seguito anche dall'altro concittadino Girolamo Ingardia, altrettanto valido, tutti e due piloti locali. Sì. Guarda, è stata una bella gara, anche che abbiamo avuto qualche problema con la macchina, comunque ci siamo riusciti a portare avanti la gara tranquillamente. Che tipo di problemi ci sono stati? Abbiamo avuto un problema prima con la catena e poi con l'assetto, però siamo riusciti a concludere ugualmente la gara e vediamo di metterci a posto per la prossima. Per te una conferma, adesso che cosa prevedi per le prossime gare? Niente, prevedo di cercare di sistemare la macchina e di cercare sempre di dare il meglio, poi cosa viene ci prendiamo. Una domanda è d'obbligo, a chi dedichi questa vittoria? Dedico questa vittoria principalmente a mio padre e poi agli sponsor Rocca, Poma e a chi mi sostiene. Grazie. Ciao a tutti, oggi è iniziata la stagione con la prima gara qua a casa nostra, quindi eravamo di casa e niente, la macchina andava bene, alla seconda manche avevamo fatto il miglior tempo della giornata, ma per un birillo è saltato tutto. Poi nella terza diciamo c'è una macchina, si è lasciato tutto l'olio sulla strada e il tempo non si è potuto più ripetere.